So this seminar that has been running for a few months is a place of discussion and debate in which we invite people from different fields. And we have invited since last September architects, artists, but also filmmakers, historians, philosophers, landscape designers, etc. So people from very different practices and backgrounds. And we invite them to discuss their work, their practice, and also their working methodology. But the idea through gathering these personalities is to attempt to define what we could call a sensitive observation, or we try to understand what it could mean. And we try to understand this notion as a sort of characteristic that goes beyond the division of discipline, more like an attitude rather than a matter of visual qualities. So we try to approach this idea as a real disposition of openness to what surrounds us. And this question of sensitive observation led through a transdisciplinary dynamic is specifically what has characterized for decades the work of our guests of today. So on behalf of the AA School, we are extremely pleased and honored to welcome the great maestro, Mr. Ugo La Pietra today. So just let me introduce him briefly. As I just said, Ugo La Pietra really defies categories, so it's quite difficult to briefly introduce him, but because he has, during all his life, fought against partition between disciplines, encouraging more what he calls a synesthesia of the arts. His voracious curiosity and tireless desire to experiment led him to use a wide range of forms of expression and artistic languages along all his life. That go from architecture to design, but also from painting, drawing to sculpture, as installations, but also cinema, as we will discuss today, and even music. So a singular aspect of his work is the fact that he has been constantly questioning the contemporary debate of his time and challenging his own work at the same time, reinventing himself through also this technical versatility. His great intellectual freedom makes him stand as a sort of free electron in the artistic landscape, although he took part in many experimental groups and movements, such as the Italian radical design movement of the 60s and 70s in Italy, with which he shared a desire to rethink the role of design and of the designer within the contemporary culture and society of his time. He was also a founding member of Global Tools, which was a multidisciplinary experimental program of design education that was founded also in Italy in 1973. And this just to mention a few of the numerous groups he took part in. So in this vibrant context of intense experimentation and highly critical thinking towards the patterns inherited from the past, Ugo La Pietra elaborated a series of works that were based on a principle that he called the unbalancing system. Through objects, but also audiovisual environments, immersive installations, all devices that were seeking to unbalance and to subvert our perceptive, but also behavioral habits. So these experiments were all aiming to free oneself from any cultural and social conditioning, and this in order to reclaim individual freedom, but also imagination. So all those projects were following a process he called decodificazione. We can translate it in decoding process of our socially learned systematisms. And then from the 70s and on, the urban environment, and in particular way, Milan, where he lived all his life, became a central object of research.
using, as we said, a great range of media like photography, film, drawings, but also cartographies and photomontage and other decoding tools, as he calls them. He explored new possibilities of relationship between the individual and the urban environment through a process of spatial appropriation that can be summarized by the famous quote that he borrowed from the Situationist, abitare e essere ovunque a casa propria, that we can translate in living is being at home everywhere. And his probably most famous work that you just saw on the poster now, that it's entitled Il Commutatore, really embodies the spirit of these researches he led on the urban scale. He created, such as this one, a series of observation tools and other devices that often puts his body at the center of the experience, aiming not only to disrupt our pragmatical and consumeristic relation to the city, but also to transform the anonymity of the city into a territory that is fully yours. So of course, I won't go through Ugo La Pietra's entire work. He's been very prolific until today, but just to make it short, we could say that his work since the very start has been a constant invitation to rethink the relationship we build with our environment at large by unbalancing our system of inherited habits through critical, playful, humorous, intuitive, and creative processes. So let's say exactly what we should constantly do every day in a school of architecture to remain in a state of critical curiosity towards the world in which we live and also contribute to live, to build, sorry. So once again, thank you so much, Ugo La Pietra, for accepting this invitation. This is really a privilege for our school to have you among us today. Just on a logistical note, this is an important detail. As Mr. La Pietra doesn't speak English, or at least he says so, just for a maximum of convenience and fluidity for the public, we have chosen, as we did with Wang Bing a few months ago, we pre-recorded the talk for today in order to subtitle it, and this to avoid the simultaneous translation. But Ugo La Pietra is with us today, as you can see, and actually he will answer all your questions in live with the help, the great help of Enrica Manelli, that probably some of you already know. Enrica is a PhD candidate at the AA, and she is currently researching specifically on that same period of the radical design movement of the 60s and 70s, among others. So she will help us to translate. So now, logistically, we will share screen the conversation with Mr. La Pietra, and then we will go back in live for the discussion. Maestro, vuole dire qualcosa prima di lanciare l'intervista? Ma sono niente, quello che posso dire è che sono molto contento in questo momento di poter comunicare in modo così ampio e così da lontano, che naturalmente è l'ambizione di qualsiasi tipo di ricercatore, quello di riuscire poi a comunicare le proprie ricerche ad un pubblico sempre più vasto. Infatti il momento migliore della mia vita come tipo di lavoro è stato quando facevo del cinema e riuscivo a vedere un pubblico vastissimo nelle sale che vedeva le mie opere. Quindi è chiaro che questo momento mi piace molto e vi ringrazio e aspetto appunto la seconda battuta quando ci vedremo dopo. Bene. Maybe you... Sì.
Yeah, I mean, he's super happy to communicate, to have the opportunity of communicating with such a large audience today of researchers and students, because he believes that is like the maximum, the highest ambition of a researcher, as he loves to define himself. And this is the same thing that happened like when he started like sharing his videos and movies, and seeing that like the movie theaters were full of people. That was a great success for him, and he was really, really happy to share his work with everybody, as he is today. Great. Just for in case of any technical problem, we will now share in the chat the Vimeo link to the recorded conversation. So you can find it in the chat. But we are going to share the screen. We will show it in shared screen. So if there is no problem technically, you can watch see it in live now. See you then. Bene. La chiamo professore o come? No, a me oggi come oggi, data la mia età e dato che non sono né architetto, né pittore, né scultore, né designer, mi piace che qualcuno, ma spontaneamente, mi chiami maestro. Questo sì. Ah, ma maestro, va bene, allora la chiamerò maestro. Allora, buongiorno maestro Ugo La Pietra. E grazie per aver accettato il nostro invito a parlare di alcuni aspetti della sua opera vastissima, che è certo troppo vasta per poterla affrontare in questo poco tempo che abbiamo. Per questo motivo le proponiamo oggi di rivisitare alcune ricerche e concetti centrali del suo percorso, che ruotano attorno alle dinamiche che ci interessano molto dell'osservazione della città, delle sue forme, dei suoi cambiamenti e delle sue usanze. Volevamo cominciare questo incontro mostrando subito un estratto di qualche minuto del suo famoso film Per oggi basta del 1974, in cui lei mette in scena una delle sue opere più conosciute, Il commutatore del 1970, che era pensata per guardare la città in modo diverso, come dice lei, per rompere le abitudini di visione e per espandere la propria personalità. Questo film, secondo noi, può essere anche visto come una sorta di manifesto sull'osservazione sensibile, intesa, sempre secondo le sue parole, come la possibilità di uscire dagli schemi imposti da chi li controlla. Guardiamo un estratto e poi le faccio una domanda più precisa. Thank you.
Lei definisce spesso l'atto dell'osservare come capacità di comprensione e reinterpretazione della realtà e lo utilizza come uno strumento per decodificare e disequilibrare i meccanismi sociali che danno forma alla nostra esistenza, per poi cercare di liberarsene. Questo ci sembra uno dei temi fondamentali di tutta la sua ricerca e che forse rientra nella sua teoria più generale che lei ha chiamato il sistema disequilibrante, che è del 1970. Ci potrebbe spiegare meglio in che cosa consista e quale sia la sua finalità? Beh sì, sai, già dagli anni 70 un'intera società, giovani o anche meno giovani, cercavano di superare i modelli tradizionali di una società che si era un po', diciamo, irrigidita, ecco, per non dire qualcosa di peggio. Insomma, questo tentativo di superare questa dimensione e cercare un'altra realtà era un fenomeno, diciamo, generazionale. È vero che in quel periodo però ci sono state alcuni artisti o architetti o, diciamo, creativi che hanno avuto rispetto a quella società una sorta di rifiuto, quindi c'era, come dire, quasi l'autocastrazione, non si poteva lavorare per una società sbagliata. Poi altri hanno invece trovato dei modelli che erano quelli di lavorare sì, ma per un'altra società, quindi una sorta di utopia. Ma la terza strada, quella che ho cercato io, era quella di lavorare sì nella società, ma per contraddire, per cercare di svelare, per dare degli strumenti per capire e per superare la realtà che ci veniva imposta. Allora ecco che per questa ragione addirittura ci chiamavamo operatori culturali, proprio una parola brutta, ma per dire che non eravamo artisti, eravamo persone che lavoravano per culturalmente, artisticamente, per la società. Quindi la ricerca di questi strumenti, il commutatore, è l'esempio più elementare di della realizzazione di uno strumento e quindi di una strategia e quindi di questo modello disequilibrante, cioè di rompere gli equilibri acquisiti. Tutte le immersioni che facevo negli anni 60 erano poco capite perché erano oggetti, diciamo, un po' sconvolgenti. C'erano queste immersioni dove si entrava in un contenitore che si allagava, un altro dove c'erano dei turbini di vento, cioè erano strumenti che creavano una sorta di rottura di quelli che erano i parametri tradizionali. Il sopra e il sotto non era più riconoscibile, il destro e il sinistro anche. Quindi si rompevano gli equilibri. Perché si dovevano rompere gli equilibri? Perché per dare dei nuovi progetti a una società che si doveva rinnovare, prima di fare nuove proposte, bisognava rompere e togliere le scorie che avevamo addosso. E quindi ecco la necessità di creare degli strumenti per riuscire a vedere, guardare e reinterpretare la realtà in cui viviamo. Ecco, senso. Io ho sempre proposto nelle università, nelle scuole, un modello di, diciamo, di insegnamento per il progetto che parte sempre dall'analisi del territorio, dai rituali, dai caratteri delle persone. È un fenomeno che nasce non nelle università, da noi, nelle nostre scuole, si parte sempre dalle tipologie. Oggi progettiamo un letto, domani progettiamo una gabina. Cioè si parte dalle tipologie, mai dal comportamento. Se uno guardasse il comportamento della gente, scoprirebbe appunto che da 40 anni c'è un fenomeno a cui non è mai stata data una risposta, capito? Né di tipo sociale, né culturale, né tantomeno progettuale. Gli unici che hanno sempre dato una risposta a questo fenomeno
diciamo, di gente nella città sono stati gli imperatori romani, che avevano realizzato per il popolo che non viveva nelle case, perché erano case piccole, senza la cucina, mangiavano per strada, stavano tutto il giorno tra le terme, il circo, la città era costruita per la gente che stava nella città. Noi abbiamo delle città dove la gente non trova lo spazio. Nei miei piccoli libri, nei miei film, c'è sempre questa attenzione nei confronti del comportamento, che è la prima ragione. Munari, che voi tutti conoscete, che essere un grande designer, artista, spiegava ai designer, quando tornava dal Giappone, lui andava spesso in Giappone, andava in Giappone e tornava dicendo: ma guardate che c'è metà della popolazione che non usa il letto. Era un insegnamento fondamentale, far capire al designer che non si doveva partire dal letto, ma doveva partire dal comportamento. E un altro, siamo molto interessati ai suoi film, anche perché nel nostro corso facciamo film con gli studenti, noi stessi facciamo film. E un altro film che ci interessava con lei discutere è La riappropriazione della città, del 1977. Magari continuiamo con un piccolo estratto per poi discutere con lei sul tema su cui poi anche il commutatore è legato, sulla forza del gesto poetico che lei ha messo un po' al centro della sua ricerca. Beh, certo, è un film, il film è abbastanza ancora attuale, importante, tant'è vero che parte di questo film spesso lo ripropongo in alcune mostre che ho fatto recentemente anche in diversi musei. Perché questo è un film importante? Perché attraverso questa trilogia, perché il film è fatto di tre parti, io cerco di dimostrare che per riuscire a intervenire, possedere, se vuoi, anche la città, non c'è bisogno necessariamente di operazioni fisiche. La possibilità di intervenire fisicamente nell'ambiente in cui noi viviamo è molto difficile. Ci sono dei vincoli enormi, lo vediamo nella prima parte del film, dove ci sono le poche occasioni di intervento sono nelle periferie, quelle più diciamo, dove c'è ancora qualche possibilità di intervento, perché il sistema non è stato ancora così efficiente da aggredire anche quegli spazi. Quindi come fare? Allora la strada un po', perché sono sempre stato un artista concettuale, questo è poi alla base di questo film, per chi mi conosce capisce anche il senso di questa mia soluzione o proposta, che è quella di possedere lo spazio come facciamo normalmente, abbiamo fatto tutti nello spazio del privato della nostra casa. Noi abbiamo vissuto in uno spazio che è stato costruito da altri, i nostri genitori, con oggetti, materiali, decori, eccetera, che non sono nostri, ma che col tempo sono diventati nostri. Li abbiamo posseduti fisicamente e mentalmente, ci siamo affezionati al punto che sono diventati nostri. Allora, questa operazione mentale, quindi un'operazione, può essere fatta anche nella città, proprio come facevano, e portavo l'esempio spesso, i Pelle Rosse, che non modificavano il loro territorio, ma lo possedevano. Facevano i buchi sotto i bocassini dei propri figli, perché così dicevano, così tu potrai toccare col palmo dei tuoi piedi non la terra, ma sono la polvere delle ossa dei tuoi antenati. Quindi ogni cosa aveva un senso e un valore, al punto tale che il territorio era posseduto interamente in termini concettuali e mentali. Insomma, questa operazione si può fare con l'esercizio che facevo fare allora e che faccio fare ancora oggi, prendendo le mappe della mia mappa codificata della città e sovrapponendo dei fogli di lucido dove ognuno disegnava la mappa dei propri territori, dei propri itinerari, dei propri eventi nazionali, dei propri monumenti, eccetera. In modo che attraverso questo esercizio veniva aiutato l'individuo per
riuscire a possedere il territorio, riconoscerlo suo. Il monumento non era più un monumento codificato, ma era il suo monumento. Ecco quel senso di quel film, che ancora oggi è attuale, perché ancora oggi è un'operazione di tipo mentale che uno può fare in tutti i luoghi, in tutte le città, in tutti i posti. E quello era un esercizio, ma se ne possono fare tanti altri di esercizi, proprio perché quello che io sono riuscito a fare in una città come Milano, che è una delle città meno attraenti di quelle che noi abbiamo in Italia, che sono tutte città, una più bella dell'altra, ebbene, io ho posseduto questo territorio, l'ho fatto mio. Io che sono un ciociaro di estrazione, che amo le pietre, gli odori delle pecore e degli ulivi, diciamo, io sono riuscito ad appassionarmi di questo territorio perché l'ho posseduto e ho anche amato in qualche misura, ho anche disprezzato in qualche misura, proprio perché ho fatto operazioni di questo tipo. Abitare e essere ovunque a casa propria. Per scoprire la vostra città dell'informazione, disegnate una pianta. Collegando tutti i punti dove avete usato il telefono. Collegando tutti i luoghi dove avete avuto delle informazioni. Collegando tutti i luoghi dove avete lasciato dei messaggi. Collegando tutti i luoghi dove avete guardato la televisione. Collegando tutti i luoghi che avete documentato con la macchina fotografica, con la cinepresa o con il videotape. Per scoprire la vostra città degli itinerari, disegnate una pianta. Collegando tutti i luoghi dove avete parcheggiato la macchina, collegando tutte le stazioni da cui siete partiti o arrivati, collegando tutti i percorsi preferenziali che avete fatto a piedi. Scoprire la città dei vostri monumenti, disegnate una pianta. Collegando tutti gli oggetti che avete usato come elementi segnali per orientarvi. Collegando tutti i segni che avete usato come elementi segnali per orientarvi. Collegando tutte le immagini che avete usato come elementi segnali per orientarvi. Per scoprire la città della vostra mente, disegnate una pianta. Collegando tutti i luoghi dove avete percepito e memorizzato eventi emozionali. Thank you.
Avete così disegnato le piante che rappresentano la vostra città attraverso la vostra città dell'informazione. La vostra città degli itinerari. La vostra città della mente. La vostra città dei monumenti. Abitare e essere ovunque a casa propria. In effetti alla base di questo film c'è questa l'abitare e essere ovunque a casa propria, che è questa frase che, se non sbaglio, lei ha detto che l'aveva ripresa da un libro sull'internazionale situazionista. Sì. E in effetti anche il lavoro che lei fa con le carte alla fine del film mi ricordano le carte d'émotion della psicogeografia, un po' di Guy Debord, dei situazionisti. Lei in quel periodo era ispirato a quello, o era in contatto con quel movimento, che comunque è più o meno dello stesso periodo, o c'era proprio una rottura? No, no, diciamo, avevo letto delle cose all'inizio degli anni 60 che mi avevano ispirato, ma proprio poche cose. Mi è bastato leggere una volta una cosa che poi mi è servita per molti progetti miei, che era quello per cui gli stazionisti facevano, pensavano di mettere su ogni lampione o ogni semaforo, ogni lampione, diciamo, un interruttore per accendere e spegnere la luce. Cioè, quindi su quel progetto io ho fatto molte cose, come appunto i cosiddetti luminari urbani, dove da ogni casa uno poteva illuminare un pezzo di questa illuminazione, in modo che ognuno dalla propria casa poteva trasformare, intervenire sul territorio, eccetera, 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 per raccontare questi. Per cui l'internazionale situazionista sì, mi ha ispirato e io sono andato avanti con i miei pensieri, però non ho avuto mai dei rapporti, diciamo, di conoscenza, di collaborazione, se non come da persona che negli anni 70 era stato suggestionato da alcuni loro pensieri. Sì. Pensavo a questa, una delle sue opere, che è sulla panchina, no? L'osservatorio urbano del 72, sì. 74. Lei dove mette una panchina in luoghi inusuali, molto particolari, dove in realtà c'è magari poco, sembra che ci sia poco da vedere, tipo davanti a un muro bianco, davanti a delle cose che non, dove le panchine non dovrebbero stare, per spingere a sviluppare l'osservazione molto più precisa di chi si siede, no? Allora, lei nel suo caso, certo. Mi piacerebbe che magari si potesse parlare un po' di quest'opera qui, che poi riviene anche in Milano, città senza morale, o anche in interventi pubblici per la città di Milano. L'idea della panchina è un'opera sua che ritorna spesso. E poi volevo sapere anche lei come avviene nel suo caso l'osservazione. Qual è anche il supporto dell'osservazione per lei? Perché cosa fa? Fa fotografie, ma non è il suo mezzo preferito, no? Oppure mantiene tutto a memoria, nella sua memoria tridimensionale o bidimensionale di cui lei parla, oppure fa molti disegni anche, no? Sì, molto, molto disegno. Ma si siede nelle panchine? Molto. Si siede lei sulle panchine? Quella della panchina rappresenta in modo sintetico una importante svolta della mia storia. Se vuoi, la cosa più difficile che mi sono trovato a sviluppare è verso la fine degli anni 70, soprattutto tra gli anni 70 e 80, un passaggio che tutta la mia generazione ha subito, che è quella di passare da un periodo di 10-20 anni di concettualità verso quella che poi voi avete vissuto, che è la spettacolarità degli anni 80 e 90. Quindi questo passaggio molto difficile, io
l'ho superato attraverso una lettura attraverso la lettura di un fenomeno che tutti conoscono, che si chiama semplicemente Giardino all'italiana. Scusate. Cioè nel Giardino all'italiana si scopre che era un territorio dove c'era un certo progetto che conciliava molto bene due categorie tra di loro inconciliabili, la spettacolarità e la concettualità. Il labirinto è un classico progetto di un oggetto che contiene questi due elementi. Allora, attraverso questa lettura sono arrivato finalmente a trovare la sintesi in alcune mie opere, in alcuni miei pensieri, eccetera, eccetera, e la panchina rappresentava il massimo di quella che poteva essere questa conoscenza, questa intuizione, perché la panchina è un luogo dove uno si riposa, un posto, diciamo, ma è anche un osservatorio. Allora l'osservatorio diventa un luogo, lo strumento per guardare, non guardare, non far vedere, far intravedere, e quindi la panchina rappresenta proprio il classico oggetto capace di esprimere bene questo concetto delle due funzioni, mentre normalmente viene considerato uno strumento per riposare e basta. Mentre invece, quando uno pensa che la panchina rappresenta lo strumento ideale per far vedere o per non far vedere o per guardare, quando uno mette una panchina che guarda il mare, oppure qualche volta lo mette esattamente mettendo la panchina con le spalle al mare perché deve vedere il passeggio della gente sul lungomare, quelle sono proprio le classiche operazioni di uno che usa uno strumento elementare, ma sofisticato, per far vedere o non far vedere delle cose. Allora, è per quello che io ho usato la panchina come lo strumento ideale attraverso quel tipo di operazione. Quando è stanco mi dice, volevo tornare al cinema, alla parte di lei, questa parte di lei filmmaker, più del cinema. In realtà lei non ha mai fatto il film legato all'architettura, ma secondo me sono più architetture filmiche in se stesse, nel senso che sono progetti, sono progetti, utilizza il video per progetti. Però lei ha vinto anche nel 75 il primo premio a un festival dedicato al cinema di architettura, mi sembra. E volevo tornare su un film e mostrare un estratto del film Spazio Reale, Spazio Virtuale del 79 che lei ha fatto con Davide Mosconi. Sì. Allora, magari adesso lo guardiamo e poi le chiedo una cosa su questo. Sì. Il segretario è Savi. Scusate, guardate, non ho molto tempo oggi, Pronto, pronto. Sì, scusate, è una telefonata un po' riservata, mi spiace. Galleria del disegno. Coordinatore Nicolin. Autori Puri. Monesteroli. Battisti. Grassi. Raggi. Scolari. Minardi. Grumbach. Corte. Spanerai. I due Crier. Culotte. Crier. Collaboratori. Mascherpa. Caroli e Contessa. Funzione di questa galleria del disegno della Triennale penso che possa essere proprio quella di mettere a confronto e di verificare una possibilità di collaborazione tra critici d'arte figurativa e architetti. Che ciò possa avere risultati favorevoli non ne sono molto convinto. Io sono commissario della Galleria del Disegno e potrò dare un contributo a questa triennale se essa si occuperà anche di arti visive, che è il campo in cui ho più competenza. E quindi è una decisione che spetta la triennale, e del resto la triennale si è sempre occupata di arti visive. In particolare credo che non valga l'obiezione che di arti visive si occupa già la Biennale di Venezia, perché prima di tutto la Biennale ha già un settore architettura, in secondo luogo perché la Biennale si occupa ultimamente delle arti visive in modo molto insoddisfacente. Auspico che questa triennale contribuisca a far uscire l'architettura dal suo antico ghetto disciplinare e a far sì che le persone colte, cosiddette, vengano a conoscenza dell'architettura. Beh, ci stiamo incontrando adesso per le prime volte e cerchiamo di sapere in che punto siamo dell'edificio della triennale. Pier Luigi Nicolin.
consiglio di amministrazione, Virgilio Vercelloni. Ma credo che parlare oggi della triennale alla soglia degli anni Ottanta significhi anzitutto far di conto con il concetto gramsciano del rapporto tra quantità e qualità. E cerco di spiegarmi. Il Beaubourg a Parigi ha accolto nello scorso anno 6 milioni di visitatori, cioè 20.000 persone al giorno. I corsi organizzati dal Comune di Milano nello scorso anno hanno accolto 500.000 persone. Quello che viene definito dai sociologi fame di cultura è oggi il problema centrale della nostra realtà all'interno delle sue contraddizioni. Per questo il rapporto quantità-qualità ha un significato. Fiorucci è il consulente per il senso della moda. Ci saranno diverse altre idee dopo il lessico che potranno ad un certo punto accompagnare la gente. Io vorrei che tutto fosse fatto in maniera molto facile, molto semplice. Andrea Brandi. Non è facile fare la triennale, né farla né organizzarla. Espositore della raccolta del con l'acqua e l'irrigazione. Ecco tutto. Chiarezza. La moda. La calura. Buona volontà. Sancho zero. Fiorandura. Sancho zero. Ringraziamo allora soprattutto il pubblico che con la sua partecipazione contribuirà a rendere più viva la triennale. Perché dura la verdura, la verdura di un Honduras. Secondo noi questo film qui, secondo noi, è il suo film un po' più cinematografico. Quello, per questo motivo volevo mostrare questa parte, perché attorno alla semplice struttura di un film di un po' di comunicazione prodotto dalla Triennale di Milano, che doveva aprire, non era chiusa, insomma è un periodo particolare, e che era composto esclusivamente da un organigramma che si vede al muro e una serie di interviste. Lei però, attraverso l'uso della luce, del movimento della camera, della voce fuori campo molto particolare e della regia, riesce a creare per noi un capolavoro cinematografico. Nel senso che... Fa piacere, perché sì, questo è straordinario. Non è stato mai capito da nessuno. C'è questo, a parte questo movimento della camera, di lei se ne va mentre le persone stanno parlando, è straordinario, ma poi anche il montaggio finale di tutte, poi l'uso della voce, l'uso della voce è veramente bellissimo. Però in questo film qui, lei che è un musicista, che suona il clarinetto, non ci sono musiche sue, ma se non sbaglio degli Schiantos, degli Schiantos infatti. Sì. Ma invece negli altri film è lei a improvvisare con la musica, con il clarinetto, a partire da un tema musicale che è predisposto, e lei invece improvvisa sopra, come si fa spesso nella musica jazz. Le volevo chiedere, si potrebbe interpretare anche questa, perché mi interessa molto il suo rapporto con la musica, questa volontà di improvvisazione in musica come un po' una metafora della determinazione a uscire dagli schemi sociali di cui lei parla sempre, precostituiti, in modo da sviluppare un atteggiamento critico. In quanto vede lei l'improvvisazione come un metodo da utilizzare nel suo lavoro? Tra l'altro che si trova molto anche in questo disegno che lei dice essere un po' il disegno che sintetizza tutta la sua opera, l'urto tra schemi geometrici e forme aperte. Eh sì, lei mi ha fatto una domanda complessissima. Diciamo, da una parte è importante dire due cose di questo film che lei ha pensato, mi fa piacere, perché questo film l'ho fatto però nel tentativo di presentare in triennale contemporaneamente in una stessa sala sia il film La Grande Occasione a fianco a questo film che è sempre della triennale, dove nel 72 La Grande Occasione fa vedere la triennale che è vuota, vuota, quindi l'ho riempita di bla 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 bla, quindi di cose fantasiose che non si sarebbero mai realizzate, mentre nel 78-79 la triennale si riempie di voci e di progetti e di pensieri in modo esasperato, quindi dopo anni di silenzio della triennale a un certo punto succede che tutti vorrebbero fare, tutti vorrebbero costruire, tutti si parla di tante cose e si crea una struttura, una specie di grande organigramma infinito di persone che probabilmente
in tanti anni erano represse in qualche modo, desiderose di esprimersi. Quindi ecco il modello della triennale prima, cioè dove io in quel momento faccio la parte di quello che vorrebbe fare. E poi dopo tutti gli altri, sono arrivati tutti, tutti volevano entrare nella triennale e dire delle cose. Ecco, questo è il senso di questo film, che naturalmente riempie la triennale di queste voci, e questo è il senso del pieno. Poi nella tua domanda mi parli anche della musica, dell'improvvisazione. L'improvvisazione fa parte del mio modello di pensiero, se vuoi. Infatti. Il fatto di avere deciso di fare della musica e fare della musica jazz, non suonando tutta la vita in orchestra, senza conoscere la musica, ma proprio niente, proprio come facevano gli antichi jazzisti neri, che naturalmente che suonavano soltanto con strumenti in mano, in bocca, secondo. Ecco, io era un modello anche quello di carattere culturale, cioè dire, ma finalmente siamo arrivati in una società dove non c'è più bisogno di passare 10 anni della propria vita a fare un conservatorio e per poter poi, diciamo, suonare o poter creare. Cioè la creatività, dalla fine degli anni 60, sai, tutti volevano rompere con degli schemi, libertà sessuale, libertà nell'insegnamento, libertà, ma libertà nella creatività. Allora si poteva diventare artisti, pittori, scultori, piuttosto che musicisti, senza passare attraverso quello che erano le regole della società che ci poneva a un certo livello, un certo tipo di percorso. Quindi quando io ho preso in mano il clarinetto con dei miei amici, nel 54 abbiamo detto facciamo una banda e suoniamo. E dopo 2 mesi avevamo già imparato un pezzo da fare insieme. E abbiamo fatto il primo concerto dopo 3 mesi che avevamo lo strumento in mano, quindi puoi immaginare. Però, capisci, era un atto liberatorio di uno come me che fin da bambino, e questa è la storia vera, fin da quando io avevo pochissimi anni volevo fare il musicista, ma mio padre, che era uno legato molto al Partito Comunista e Rossi e dopo la guerra, impediva che nella nostra casa potesse entrare il pianoforte, che era un segno di borghese, capisci? Quindi io volevo imparare lo strumento, perché così mi avevano spiegato che per fare il musicista bisogna fare almeno 10 anni di studi, e io questi studi non ho potuto farli perché il pianoforte in casa non si poteva avere. E quindi quando sono arrivato a 15-16 anni mi sono comprato un clarinetto scassato e ho cominciato a suonare. Ma quello è che interessante della musica come atto liberatorio, no? Di cui lei sta parlando, che un po' la sua opera è sempre, gira intorno sempre all'atto liberatorio, no? Come liberarsi un po'. Sì, certo. E questo, sì, il fatto di... ma probabilmente è un fatto istintivo, cioè il fatto di avere vissuto in un certo modo che praticamente ancora oggi mi condiziona, ancora oggi io ho la necessità di dimostrare di saper fare delle cose, ho la necessità di dimostrare, per cui ogni giorno, anche se uno mi arriva domani mattina, uno da me mi dice ho bisogno, sto facendo una fabbrica di caramelle, perché non mi disegni con la confezione caramelle? Io mi sento subito stimolato in una impresa incredibilmente difficile, perché non ho mai capito cosa sono le caramelle, non so, devo cominciare a studiare la caramella, eccetera, eccetera. E già mi impegna a moltissimo ed è una sfida continua. Allora io, per quello che continuo a lavorare, a fare delle cose, perché ogni volta mi sembra di dover imparare delle cose da solo, imparare da me, perché non riesco ad avere, sono un po' dislessico. È la verità, io facevo quaderni interi, pagine intere alla prima elementare, dove tutte le lettere erano rilasciate all'inverso, come i dislessici di classe. Per cui io non ho mai imparato niente senza
attraverso, se non attraverso il mio percorso di apprendimento. Se mi chiedevano, mi spiegavano delle cose, non le ho mai capite. Però ho capito molto. Ha sempre resistito all'ordine. E quindi anche quello di non potendo apprendere attraverso i sistemi tradizionali, naturalmente ho dovuto passare attraverso altri percorsi. E attraverso altri percorsi ho dovuto imparare a degli itinerari che non sono consueti. Ecco perché. E questa è la vera ragione di tutto il mio percorso, la ragione proprio di nascita qua. Quindi sbaglio se dico che la decodificazione di cui lei parla, che ha messo al centro della sua opera, quindi l'osservazione in sé, cercare di capire attraverso l'osservazione, è la prima tappa della resistenza all'ordine, della ricerca dell'atto liberatorio. È quello che dicevo fin dall'inizio, quando ho detto, guarda, che nelle scuole che ho frequentato molto, università, accademia, eccetera, la cosa che io rifiutavo era proprio questo modo di insegnare attraverso dei modelli, non attraverso l'osservazione dei comportamenti. Io l'ultima lezione che ho fatto, ve la devo raccontare anche se non la registrate, ho fatto una lezione di quattro ore, mi sono quasi svenato. E poi alla fine della lezione ho detto agli studenti, ho detto, cari studenti, adesso io vi lascio, non faccio più lezioni, ma vi lascio con il mio più profondo disprezzo. Oh. E loro sono rimasti malissimi. Però io ho spiegato, vi spiego anche perché. Perché negli ultimi anni ho insegnato sempre agli studenti, e tutte le volte che andavo dallo studente gli dicevo, guarda che io sono presidente di una giuria per fare un concorso, fallo che magari ti do una mano, eccetera. Io non ho mai trovato uno studente, che avessero una propria sfera di interesse privato, personale, che facevano tutto quello che gli chiedevano i professori. E questo era mostruoso, perché molti professori erano anche delle bestie, capisci? E loro facevano bestialità. Allora gli dico, ma io quando ero ragazzo, tutti i miei compagni avevano tutti qualche mania. Ce n'era uno addirittura che tutto il giorno stava nel proprio cameretta, perché non era di Milano, e faceva dei piccoli modelli, delle cose. Non pensavamo fosse un cretino, quello lì era Renzo Piano. Ecco, tutti avevamo delle cose che volevamo fare, al di là della... Cioè noi dall'università prendevamo il 20-30%, il resto era merda. E adesso invece prendono il 100%. E con entusiasmo, dando anche al professore una gratificazione continua. C'è un professore che è tutti gratificato, c'è gli studenti che fanno, sono tutti contenti e felici. Ma poi vedere cosa fanno. Allora questa cosa qui mi aveva talmente impressionato, il fatto di non riuscire a trovare uno studente che coltivasse qualche propria piccola ambizione, qualche propria mania, qualcosa. E che mi aveva talmente disgustato negli ultimi anni che alla fine della lezione conclusiva, io ho detto, insomma, io vi disprezzo perché non siete, cioè siete studenti che non apprezzo, ecco, perché per me uno studente prende dall'università il 20% e il resto è roba sua, se la coltiva lui. E questo non succede più. Beh, comunque, no, questo è vero, però sul fatto di adulare i professori le dico che esistono alcune eccezioni. Darsi che io ci sanno sicuramente, adesso voglio dire, però devo dire che nella mia vita, negli ultimi anni, non ho avuto la fortuna di incontrarli. Sai, io come quante volte la gente mi dice sei un radicale. No, non sono un radicale. I radicali italiani sono dei giovinasti che hanno fatto i radicali in gioventù, ma poi hanno smesso nel 70, 71, 73 di fare questo. Io l'ho fatto fino adesso. Questo lavoro sull'artigianato è uno dei lavori più impegnativi, perché fare radicali nel 68-69, tutta la società cercava di rinnovarsi. Anche l'impiegato di banca si faceva crescere la secca fino qua, perché si sentiva che c'era un vento di rinnovamento. Ma fare il radicale negli anni 80, quando tutti a Milano facevano la Memphis e la chimica, il disegno, diciamo,
colorato, postmoderno, era molto più difficile e pesante. E io l'ho fatto per anni, andando però nelle periferie, nei territori dove si faceva ancora l'artigianato. Quindi questo era il mio modello, che è completamente diverso dai cosiddetti radicali, in cui certamente in certi momenti mi sono ritrovato con loro, abbiamo avuto delle coincidenze, però il mio è un modello culturale, non è un momento storicamente riconosciuto come momento, diciamo, di rifiuto post-68, diciamo, di una realtà sociale. Capito? La potrei chiamare quindi forse l'ultimo dei radicali? Beh, io mi considero un radicale, diciamo, in termini di convinto, non un radicale occasionale, legato a un periodo storico dove più o meno, come dico, tutti si facevano crescere i capelli lunghi, eccetera, eccetera. Un radicale vuol dire un intellettuale, i veri intellettuali in Italia, tu sei italiano. Non puoi sapere, non sapere che in Italia avevamo degli intellettuali che si chiamavano Pasolini, che si chiamavano Elio Fragliano, che si chiamavano Umberto Eco, che hanno dato molto alla società ed erano radicali nel senso che avevano un atteggiamento critico nel confronto della società. E la società però aveva anche questa attitudine che gli dava un po' di spazio, perché questa gente scriveva tutti i giorni sui giornali. Da noi oggi questa figura non esiste più, non esiste più l'intellettuale. Io mi considero un intellettuale. Ho detto prima che mi consideravo un creativo, diciamo in qualche modo ricercatore, sì. Però la parola più semplice, anche più elementare, e di cui mi piacerebbe essere così, anche se è molto difficile, non credo di essere all'altezza di Elio Fragliano, di Umberto Eco, ma voglio dire, mi piacerebbe che ci fossero ancora degli intellettuali, ecco, e io mi avvicino a quel tipo di figura lì in qualche modo, anche se sono un pasticcione, però l'intellettuale era appunto un radicale, nel senso che uno che aveva, non aveva pregiudizi, aveva capacità di lettura e capacità di interpretazione della società e aiutava i suoi contemporanei a capire un po' di più di quello che stava succedendo e che è quello che io ho fatto. L'ultimo libro che ho fatto sulla storia di Linus, il giorno che tu lo vedi e lo leggi, ti stupirai, perché sono stato anche più bravo del solito, perché addirittura, mentre prima ho sempre scritto per raccontare le cose che ci diciamo, adesso sono riuscito a scrivere proprio come un narratore. Ho raccontato delle storie inventate, ma quasi vere, sul comportamento dell'individuo in quel periodo di difficoltà. E con dei disegni, è stato fatto un libro, per la prima volta, questo libro è stato recensito, per di solito faccio i libri, li faccio per me, li do a un po' di amici, ma questo libro è stato visto come una cosa, non ho detto, legale. Grazie mille maestro. Buona giornata. Arrivederci. Okay, wonderful. Here we are back live. Maestro, grazie mille per questa lezione. Thank you so much for this great talk. We'll now open to the discussion with the public. So every one of you is very welcome to ask a question to Ugola Pieta, either live asking for the microphone or also in the chat if you prefer. So any one of you is welcome to intervene. And we have Enrica with us who will help us to translate. Maestro, le ripeto per la convenienza della traduzione, magari se ci possiamo fermare ogni 10 secondi, così sarà più facile. Certo, andò piano. In which language? In English o in Italian? Because Luis mi chiede di fare una domanda, ma ne ho fatte già tante. Non so, dite voi. Io ho una domanda, però cerco di farla molto breve. Enrica, ti lascio
tradurre anche la, la mia domanda? Va bene. Bene, dai. Okay, I will try to do it, to ask a very little question to help Enrica to translate. Io ho studiato con lei negli anni 90 e negli anni 90 il movimento radicale all'università, almeno dove la facevo io, era totalmente sconosciuto. C'è stato un grande buco di conoscenza nella cultura architettonica italiana del movimento radicale degli anni 60 e 70. Vado avanti, Enrica? O... Sì. Sì, allora, lui ha studiato con, certo, con lei, Ugo, a Venezia. No, in English, Enrica. In English. But you were talking in English before. No, I was talking in Italian. Sorry. Okay, guys, I'm a bit messing up in the languages. Okay, so Ila studied in the 90s in Venice with Ugo La Pietra, and what he remember about those years is that the radical movement was totally unknown to their generation. So because Italy has like really a black hole of that of what happened in those years, especially from a cultural and intellectual point of view. E quindi vedo un po' il periodo del radicali dagli anni 60-70, che poi con gli anni 80 invece, come lei dice, è passato dalla concettualità alla spettacolarità degli anni 90 e direi anche l'inizio degli anni 2000. E poi 10 anni fa, o anche meno, il movimento radicale italiano è stato riscoperto e oggi è molto più conosciuto. Credo che tutti gli studenti come me, e credo che parlassimo prima anche con Enrica, fino a 10 anni fa ne conoscevamo. Io avevo avuto la fortuna di studiare con lei, però tanti studenti non conoscevano il periodo radicale. La mia domanda è, lo vede come una cosa positiva e legata anche al periodo che viviamo, o è solo un inserimento del periodo radicale nella storiografia dell'architettura italiana? No. Wait. Okay. I'll just make the translation. Traduci questa domanda. Verso l'inglese e poi... Okay, so basically Ila... as Ugo La Pietra was saying before, is aware and acknowledges that the movement moved to a conceptual era in the 60s and 70s to the spectacularization of the movement itself through the 80s. But while in the past 10 years, we can say that the movement have been rediscovered, and we can witness it through like journals and researches. And the question is to Ugo La Pietra is, do you think it is a richness, or is just how this movement plays itself within the historiography of the of architectural history itself? Sì, rispondo a questa domanda semplicemente ricordando che il momento più intenso dell'architettura radicale in Italia, ma anche in Europa, è stato intorno al 1972-73, quando c'è stata una grande crisi energetica. He remembers that it was to highlight that the highest moment of the movement itself, both in Italy and Europe, was precisely in among like 1972 and 73 during the oil crisis. E per la prima volta la società ha capito, o meglio buona parte della società ha capito, che non si poteva continuare a pensare ad una società che avesse un'evoluzione lineare sempre in crescita. E questo modello è
questo problema. So, for the first time, society understood that the linear evolution of society itself was not sustainable anymore and started questioning it. E questo stesso problema lo ritroviamo, ecco perché c'è questo ritorno o interesse all'architettura radicale, perché proprio in questi ultimi anni la società ha riscoperto attraverso le grandi crisi di carattere ambientale e adesso anche pandemici, la pandemia e le malattie e la distruzione del territorio, è comunque una società che scopre, riscopre ancora di più oggi che l'evoluzione lineare, quell'evoluzione progressiva e continua in positivo, è un modello che non possiamo più considerare attuale. Ecco perché c'è questo ritorno, perché ci sono le stesse condizioni, se non più gravi, di quelle che c'erano negli anni 70. And the reason why basically today we are looking back at the radical movement is because today we are witnessing the same kind of crisis, probably a bigger one rather than the oil crisis of 1972-1973, since we are going through the pandemic and many other economic crises. And so that's why we really need to back to the radical movement experience, which was their response to that crisis. Questa credo che sia il modo migliore per rispondere semplicemente a questa cosa. Poi ci sono magari altri fattori, ma questo è un fattore fondamentale. Yeah, this is the most simple way to answer to this question, but I think this is the fundamental one and the most important. We don't see if someone is raising a hand to ask a question. Hello. Hello. I would like to ask a question. Posso farla in italiano al maestro, poi viene tradotta. Innanzitutto volevo ringraziare per l'opportunità di fare queste conferenze aperte a tutti, perché è veramente una cosa unica e molto importante, quindi grazie innanzitutto per questa opportunità. Maestro, vista anche la crisi che lei ha appena citato, che stiamo vivendo come epoca, io le chiedo quindi come si fa a deanestetizzare le persone e quindi far questionare i cittadini in una città anche molto bella come Venezia, per esempio. Come si fa a ritornare a essere consapevoli e essere parte del sistema complesso di una città che invece è stata creata per essere a misura dell'uomo? Wait. First Letizia was thanking for the opportunity Ila and Luis are giving to all of us sharing these precious lectures. And then the question she wants to ask to La Pietra is like, given the crisis that we are going through, how is it possible to unfreeze, let's say, citizens? And how can we push citizens to be aware a part of the complexity of our society? Beh, la domanda è molto complessa perché non solo parla di città, ma di una città speciale che è Venezia, che già negli anni 80 io chiamavo appunto città museo. E quindi il problema che ha sottoposto la signorina è un problema di un rapporto, diciamo, sproporzionato ormai tra il pubblico e il luogo. Noi in Italia abbiamo un grande problema, che è quello di non essere riusciti a trovare una formula per far accedere ad una popolazione, ad una massa enorme di persone, i nostri musei.
compreso Venezia, che è il più grande museo che abbiamo in Italia. Quindi facciamo una pausa un secondo. Quindi il problema è intanto è questo rapporto tra persone e luogo, visitatori esageratamente numerosi. Questo è il punto. Okay, so the question is particularly complex since it's asked like precisely referred to the case of Venice, and Venice is a city that I've always called as a city museum. And this brings out the problem, the main problem of that many Italian cities shares, that is the unbalanced relationship between public and place, and especially between this large amount of visitors and the place that they are visiting. In Italy, we didn't find yet a way to let this large amount of people access museums that sometimes are cities themselves. Abbiamo visto in questi giorni come per la buona salute delle persone si dovesse far entrare le persone in un locale pubblico in un numero limitato. L'avete scoperto tutti. Questo modello che abbiamo accettato tutti per ragioni di salute nostra, dovremmo usarlo anche per la buona salute delle nostre città, capito? Yeah, exactly. So basically in the past year we have been forced to accept the rule of visiting places in small groups or like in really defined amount of people because of health issues. And we all accepted this model. And I think that this model should be accepted, especially from now on, especially for the health of our cities, museum and places that we are going to visit. Cioè, il turismo di massa in Italia sta distruggendo tutta la nostra fragile nazione. Siamo fragili sia per una natura fragile, perché l'Italia è così, siamo fragili perché tutti i nostri beni culturali sono fragili, perché hanno una storia antica e quindi sono fragili. Questa fragilità va preservata, proprio come abbiamo cercato di preservare la nostra salute facendo entrare solo 10 persone alla volta in un museo oggi, perché così deve essere. Chiaro l'esempio. Yeah, the mass tourism is killing our fragile country. That is fragile for many, many reasons. It's fragile because it's a really, really old country, and like his museum and city are really, really old and fragile. And we have to preserve this fragility, because this fragility itself is part of the beauty and the richness of the country itself. Saluto Manuel Orazzi, che vedo qui come il mio grande stimatore, amico, maestro, editore. Eccolo maestro. Qua. Grazie per la tua presenza. No, grazie. Grazie a te, a tutti. Volevo fare una domanda. Prego. Negli anni 50, quando tu ti sei iscritto ad architettura o comunque muovevi i primi passi nella pittura, eccetera, ti sei interessato a questo, cioè si parla tanto di interdisciplinarietà, però tu non usi mai questo tema, questa parola, anzi hai coltivato una disciplina nuova che è la sinestesia delle arti. Ecco, sì. Io so che negli anni 50 Siegfried Gideon pensava molto a questo tema nei suoi libri sull'arte primitiva, quindi cercava di creare questo dialogo anche, insomma, di teorizzarlo. Mi chiedevo se è solo una coincidenza temporale
e se comunque vuoi spiegare la tua idea di sinestesia, perché questo corso di Becker e Lemoine ha a che vedere con la sinestesia, secondo me. Manuel Razzi is asking Ugo La Pietra that since he started studying architecture in the 50s in the 50s in the faculty of architecture, the main say word was circulating was the interdisciplinarity of fields and topics. Ugo La Pietra, rather than picking these words, through his words, he focused mainly of the synesthesia of the art. And he is noticing how Gideon was focusing on this term too. So the question to Ugo La Pietra is what is his peak on the word synesthesia, and if there is any connection of the idea Gideon was giving of it. La domanda è bella e difficile, ma cerco di dire due cose veloci. Allora, alla fine degli anni 50, sì, lo studente di arte e di architettura leggeva Gideon e lo conosceva e sapeva di questa possibilità di analisi dei vari segni e dei loro significati che prescindevano dalla separazione delle varie discipline. Era qualcosa che veniva sempre prima della definizione dei contorni di una disciplina. Quindi questo. Ok. The question is beautiful, but at the same time difficult. In the 50s, any art student was aware of the existence of Gideon, and of course was reading Gideon and the possibility of analyze symbols and meanings of the different, let's say, disciplinarities. Questa è uno degli elementi di base che hanno, diciamo, stimolato l'idea della cosiddetta sinestesia come superamento dell'integration des arts, vale a dire quello che pensavo che fosse da superare era il modello dell'architetto che costruiva una casa e lasciava uno spazio per mettere il mosaico, il bassorilievo, la decorazione. Okay. Questo modello lo consideravamo superato. Ok, this is the fundamental element that characterized whatever and the way of learning in those years. It was clear that there was like a passage forward, leaving everything, leaving the integration, this art backward, because like it was completely. The idea of the architect building a house and leaving the room for a mosaic or another decoration, it's something that was not anymore taken in consideration. So this idea of synesthesia and was that. Ecco, mentre diciamo l'idea che era emersa era soprattutto quel passaggio sinestetico, cioè da una disciplina ad un'altra, ciò che è acuto all'udito è aguzzo al tatto, questo è il passaggio. E questo passaggio io l'ho visto molto ben rappresentato dalla scultura da una parte, quella scultura che in quegli anni mi affascinava come quella di Fontana o di Milani, e l'architettura che prendeva dalla scultura una serie di elementi e suggestioni come la casa infinita di Kiesler. Ecco, questo qui
In questo caso ho letto il passaggio sinestetico. Okay, so the idea was rather this synesthetic passage, let's say. The idea that whatever you could hear, you can even touch. So they didn't not, these two different fields didn't belong to two different areas, but there was the perception was like common of everything. And this is something that was really aware in the sculptors of Milani and the Casa Infinita of Kiesler, that is the endless house of Kiesler. Manuel, spero di averti risposto. Manuel, sei muto. Yes, sì, grazie. Ovviamente potremmo fare una lezione su questo, certo. Un'altra volta. Certo. Però è importante questo. È qui il discrimine con la tendenza, con Aldo Rossi e gli altri. Ah, certo. Questo è un punto irriducibile. Certo. Infatti, non a caso, negli anni 70 molti studenti da Parigi venivano a Milano a trovarmi perché sapevano che io ero l'anti-Rossi di quegli anni, perché non erano molti quelli che non erano allineati alla linea rossiana, che poi è stata la linea vincente per tanti decenni in tutte le università. Wait. Sorry, just translate this thing, otherwise I'm scared of messing it up. Manuel Orazzi wants to underline that here lays the difference in between the difference with the Aldo Rossi and the Tendenza movement. And Vuola Pietra replies that yes, it's totally true. In fact, in the 70s, there were a lot of Parisian students visiting myself in Milano because I was representing the one pushing forward a theory that was against Rossi, was an alternative to the one that Rossi was pushing forward. No, la cosa interessante però è che c'è un radicale che era un po' ambiguo, che stava un po' di qua, come spesso accade in Italia, un po' di qua, un po' di là, però è stato un tuo grande amico fino alla fine, che è Adolfo Natalini. Ah, sì. E questo anche mi piace, perché non c'è un dogmatismo, insomma, non c'è questa divisione ideologica tra radicali e tendenza. No. Insomma, nel vostro caso è bello ricordarlo, forse, sì, perché è così legato all'Architectural Association. Sì, è stato il primo a fare lezione. Certo. Okay, what Manuel Orazzi wants to point out is that, like, there was this is a really interesting thing, since one of the closest friend of Ugo La Pietra is Adolfo Natalini, which Manuel Orazzi defined as an ambiguous radical, and this is to highlight how that there was like no dogmatism, and like in between the two, the radical and the tendenza, they were not two movements going too much against one of the other, but it was this, let's say, I would like to say, probably discourse in between them somehow. Nell'intervista che avete fatto sentire prima, io parlavo di intellettuali, e Natalini è stato un grande intellettuale, oltre che radicale, architetto, eccetera, e quindi è stato soprattutto un grande amico e un grande intellettuale, per quello che abbiamo avuto una frequentazione molto vicini, siamo sempre stati molto vicini, malgrado il passaggio del tempo e la trasformazione anche del nostro modo di lavorare. Okay, so in the interview, we're talking a lot about the intellectuals, and yes, Natalini, I would define him as as an intellectual, and that is why, more than a friend, and that is why in the mentor time we get along together.
Certo. There's a, I think there's a question on the chat. Beh, yeah, risposta. Maybe it's a question for Ugo La Pietra, even if Manuel Lazzi answered to the question. No, cosa? Lucia Bartolini and the research on clothes and fashion. The initial question was if there were any women working on those radical years. Se c'erano delle donne che lavoravano o che erano legate al movimento radicale. Ah, I don't have that question. Ah, questa è la domanda? Se c'erano delle donne? Beh, sì, beh, ci sono state delle donne che hanno lavorato in questo senso, beh, forse anche se non necessariamente inserite in quello che è la... l'immagine tradizionale della Global Tools, dove si vedono tutti gli uomini che sono dei vari gruppi, ma ci sono state persone come penso alla Nanni Strada o che hanno lavorato in questo senso molto vicini anche alle nostre esperienze, alle nostre ricerche, ma ce ne sono state diverse persone in questo senso, quindi non sono però così, come dire, codificate da una storia che è quasi sempre la storia degli uomini, insomma. Non a caso mi pare di ricordare che la famosa foto dove si vedono tutti i gruppi radicali intorno alla Global Tools, non c'era una donna, infatti, non c'era una donna. Okay, so among the women that I would like, there were many women in the radical movement, and the name that I can't make right now is the one of Nanni Strada. Of course, their histories have not been codified like the one of men. In fact, if we look at the famous photo that is like putting together all the radicals, like the global tools photo that is like putting grabbing all together all the radical artists, let's say, there are no women. Anche se bisogna dire che per esempio Paola Navone è stata una donna che ha avuto il grande merito di aver scritto per la prima volta forse l'unico libro dell'architettura radicale in Italia. Oppure la Cinzia Ruggeri è una artista stilista che sicuramente ha lasciato più segni radicali di qualsiasi radicale del gruppo cosiddetto di tradizione, e quindi non ci sono state figure di donne molto importanti intorno a questo terreno, diciamo, un pochino più vasto, meno costruito, perché l'architettura radicale poi è stata in qualche modo storicizzata da Celant nello spirito di creare un gruppo, di formare un gruppo, ma in effetti è un movimento molto più ampio. Ok. But I have to highlight the Paola Navone, that is who has written the only book that exists on the radical architecture, and Cinzia Ruggeri, that left a great heritage of what was the radical movement, probably more than any other man. Then the phenomenon of architecture, the architecture radicale, the radical architecture has been, let's say, defined by Celant, but was not really clear and defined itself. I think we have another question in the chat from Elle Reno, and asking, how can we activate students in the art schools? Can we work within or outside existing in institutional systems? Okay. Enrica. Activate. Yeah.
Reno ti chiede come possiamo attivare gli studenti nelle scuole d'arte, come facciamo a renderli attivisti in un certo senso. Pensi che sia possibile lavorare sia all'interno e all'esterno di quelli che sono i sistemi istituzionali esistenti? Tra le tante cose che mancano alla nostra scuola, soprattutto in Italia, sono due tipi di proposte che io ho sempre sperato di riuscire a realizzare. All'estero è molto più facile, ci sono un po' di più. E sono le due esperienze che sono mancate nella nostra scuola. Okay, what our school, especially in Italy, is missing are two kind of experiences that like are easiest to get like elsewhere out of Italy. But in Italy, he is aware that the school is missing these two kind of experiences. La prima sarebbe è il rapporto con il fare, con la cultura del fare. Questo rapporto nelle università da noi non avviene mai, perché nessun professore, quando eravamo studenti noi, ci prendeva per mano e ci portava nei cantieri a vedere come si costruiva un muro o in una cava per vedere come si cavava una pietra e come la si lavorava. Sia negli anni 50 che ancora oggi questo non avviene. Ma soprattutto quello che non avviene, forse il discorso è un po' lungo. Ok, traduco questo e poi andiamo avanti. So the first experience that our students are missing is the relationship with the what Gola Pietra calls the do culture. So he's aware that like no one professor during like the university program has never brought any architecture students to the building site. So no one is aware of how a building site is made, how does it mean to carve a stone or to dig the foundation of a building. It's happening in the 50s and today, nothing changed. Certo, perché il vero momento creativo e di grande invenzione avviene soprattutto quando uno osserva, partecipa alla trasformazione della materia. Cioè, quando la materia si trasforma, come la sabbia che poi diventa vetro, una massa informe, quando esce dal forno, ecco, questa fase qui è la descrizione che sto cercando di farvi spiegare. Cioè, il momento della trasformazione della materia è un momento che se uno non vede, non vi partecipa, non riesce ad essere in una fase veramente creativa. È lì che arriva l'invenzione, non nel progetto iniziale, nell'opera finale, ma nella trasformazione della materia. Questo passaggio noi non lo frequentiamo come né nella scuola, ma anche spesso nella professione, perché spesso l'architetto o il designer non fa un'esperienza diretta nel laboratorio. Questa è la prima cosa. He's saying so because like he's 100% convinced that the real the most important creative movement and the one in which it's possible to give rise to invention and innovation is when the person itself shared the movement, the moment of transformation of the matter. So when you participate, the transformation of sand into glass.
And that this particular moment is the key moment that every architectural student should be aware of. And not only today, architectural students are away from this moment, so they cannot share, they are not in front of this process, but even in the profession, the architect is far away, most of the time is far away from the building site, and so he cannot share this moment itself, and that is why he's lacking of a great push towards creativity and innovation. Prego. Questa, diciamo, è una prima grande lacuna della nostra, diciamo, del nostro mondo di culturale, progettuale, ma anche, diciamo, legato alla scuola e all'università. L'altro elemento che io non sono mai riuscito ad attivare, che manca appunto al nostro modello, diciamo, di insegnamento e di attività, è il laboratorio aperto, il laboratorio di ricerca, la ricerca non finalizzata, non quel laboratorio che le università hanno dove poter fare dei modellini, ecco, ma il laboratorio aperto sulla ricerca su cui non c'è un progetto inizialmente di, come dire, di punto d'arrivo, cioè un laboratorio aperto. Questo è un altro elemento che secondo me è fondamentale, ma che manca. Il terzo punto che... Aspettiamo un attimo. Al terzo più basta, eh? Ci sono tanti altri, va bene. Questo è importante, il laboratorio aperto, sì, becchi le parole. The second experience that our students at our school is missing is what he called the open research workshop. That is a workshop that is understood as a place where research can be pushed forward without, let's say, a precise brief. So without being aware where the project is gonna end, so giving the complete freedom to students and researchers to research. Il terzo? Beh, il terzo è, l'avevo già accennato prima, ma praticamente è questa attitudine che io ho sempre avuto, ma credo che sia fondamentale per qualsiasi tipo di progettista, che è quello di avere un'attitudine da antropologo, cioè colui che guarda il comportamento delle persone o dei gruppi sociali e da questa lettura ne trae delle indicazioni. Questo è il senso per cui da 40 anni io continuo a domandarmi come mai nessun architetto, urbanista, designer o artista ha cercato di dare, se non una risposta, ma almeno una formulare un'ipotesi su questa massa enorme di gente che nelle città mangia e beve a tutte le ore fino alle 4-5 di mattina e non riesce a stare in casa. Tutto questo sta trasformando non solo la nostra società, ma anche le nostre città, perché l'unica cosa che si riesce a produrre per questa necessità sono i bar e i ristoranti. Ma la città è fatta anche di cultura, informazione, gioco, divertimento e tante altre cose. Invece... Ok, so the third point I would like to focus the attention of everyone is the attitude of the designer of having an anthropological look through their research. That it's something that I have been focused on during my entire work. So the capability of a designer to observe, first of all, and to get information from whatever they see. And the lack of this attitude is what makes Ugo La Pietra ask himself, like, why there is no any design that ever tried to question why
We live in cities where people eat and drink until 4 a.m. in the morning, and they are incapable of being at home. So this kind of attitude, the only capability of drinking and eating, is transforming completely our cities. And we are missing all the cultural and informational need of like having access to culture, to information, to play and to rest. There are activities that we don't look at all. So any designer has ever looked at these kind of activities. Rather, our cities are like overloaded of restaurants and places where eat and drink. Grazie Enrica, sei stata molto brava. Maestro, se ha ancora un attimo o c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda da un professore della EI che è molto vicino a quello di cui parlava prima sul processo creativo e l'importanza della materia e chiedeva un po' il suo parere su l'importanza che ormai prende il mondo digitale, virtuale, nella pratica dell'architetto, nell'insegnamento dell'architettura. So I switched to English. There's a question from Mark Breeze, who is asking Ugola Pietra a bit his thoughts on the role of the increasing virtual digital world in which we are all living now. Io ho sempre pensato che in questa nostra epoca si dovesse vivere le contraddizioni e saperle, diciamo, gestire, sia la contraddizione che c'è tra la globalizzazione e la diversità, che sono due situazioni opposte, tra la naturalità e la virtualità, che sono altre due situazioni opposte, che però noi cerchiamo di risolvere, perché come in certi film si riesce a mischiare la parte di registrazione di un evento naturale rispetto a un evento artificiale, mischiare le due cose, e il nostro destino sarà sempre più in questo senso, cioè riuscire a mantenere un equilibrio tra questi due opposti. Perché mentre cresce la virtualità, cresce anche sempre più il bisogno di un rapporto verso la natura. E mentre cresce la globalizzazione, in opposizione noi lavoriamo sempre più anche per le diversità. Quindi io penso... Ok, so... you always believe that, like in our age, we are basically condemned to live these contradictions and manage them, especially the contradiction in between globalization and diversity, and the contradiction in between nature and virtuality. So his idea that any way we have to try to manage them and to mix them, like as we usually do in a movie, that we are able to mix like different fields and spheres. Our destiny anyway is to try to keep a balance in between these fields. And because we have to be aware that, like, the more the virtual world, the importance of the virtual world increase, even we have an increase even of the need to get a relation with matter itself. And the more we are overwhelmed by globalization, we are even more aware of the diversity itself. Sì, posso dire che l'immagine più evidente di questo connubio è un oggetto di ceramica dove il ceramista ha realizzato
il vaso con la tecnologia classica della stampante e contemporaneamente, mentre stampava questo vaso, introduceva a mano degli oggetti che aveva fatto a parte manualmente, creando appunto un'opera dove c'era la presenza sia della stampante sia del suo gesto. Questo è in sintesi quello che noi dobbiamo fare oggi, perché non possiamo fare una scelta da una parte o dall'altra. Purtroppo dobbiamo vivere cercando di conciliare questi due grandi opposti. Okay, so basically the best image that I have of this, let's say, duality, this contradiction that we have to live with, is a ceramic object. This ceramic object has been made by the maker, of course, with a 3D printer. And while the printer was printing out this vase, artist, the maker of this vase, was introducing object that he handcrafted himself. So this is the best image, actually, of how I would suggest we have to leave this contradiction that we are facing nowadays. This is the synthesis. We are not able to pick one side, either like virtuality or relationship to nature. We have to combine them to find the best balance. Ecco. Okay. If there are any other questions from the public, I think we should just close this session. It was rather already very rich and inspiring. So if there are any other questions, I would just thank Maestro Ugo La Pietra. Thank you so much. Grazie mille. Grazie mille. For this shared moment with you. And I hope we'll have other occasion to invite you at the AA. And thank you very much to Enrica. Wonderful work, Enrica. Grazie a voi. My best. Buon lavoro. I'm aware it was not perfect. Thank you so much. Grazie tanto. Thank you. Bye. Bye-bye. Chiudo, Bye. Ciao.